Cari amici e care amiche di Zero Truffe, bentrovati, bentornati con noi. Ve l'abbiamo raccontato più volte. Attenzione, attenzione alle tinture che utilizzate spesso con il fai da te in casa. Attenzione a quello che contengono. Non sempre gli ingredienti di questi cosmetici sono sicuri. E oggi vi raccontiamo una prova in più, un allarme in più che viene dall'ANSES, che è l'Autorità Nazionale Sanitaria per la Salute francese, e ci racconta di come una di queste sostanze, il resorcinolo, è indagata e sospetta, fortemente sospetta aggiungerei, di produrre interferenza endocrina. Che cosa fa? In realtà ce lo racconta il servizio, ma in pratica è in grado a lungo andare di influenzare i nostri ormoni e quindi di produrre, per esempio, l'ipertiroidismo. Vediamo quali sono le accuse e come controllare le etichette dei nostri cosmetici, in particolare delle tinture, per evitare questa sostanza che di certo non fa piacere a nessuno per i sospetti che ha. Con il professor Alberto Ritieni e i suoi miti alimentari, oggi ci occupiamo di zuccheri. C'è chi li elimina dalla colazione totalmente credendo, diciamo, di fare bene, chi esalta invece le proteine anche a colazione. Dieta corretta, dieta scorretta, ce lo racconta il professore Alberto Ritieni. Settimana ci occupiamo delle tinture per capelli, in particolare di un'allerta lanciato dall'autorità francese su una sostanza contenuta proprio nelle tinture per capelli. Stiamo parlando del resorcinolo, che secondo l'autorità francese per la sicurezza e la salute dei consumatori è un interferente endocrino. Questo significa, secondo appunto l'autorità che si occupa della tutela della salute e della sicurezza dei consumatori, questa sostanza, l'esposizione a questa sostanza può causare un malfunzionamento della tiroide. Questo significa che questa sostanza a cui ci esponiamo ogni volta che facciamo la tinta può causare un ipotiroidismo che diventa ancora più grave nelle donne in gravidanza, secondo cui questa sostanza riesce addirittura a raggiungere il feto e a provocare dei danni al feto. L'autorità francese è giunta a questa conclusione dopo numerosi studi e ha sollecitato la Commissione europea affinché inserisca questa sostanza nell'elenco delle sostanze potenzialmente dannose che pertanto devono essere utilizzate con cautela dai consumatori. Se ci riferiamo alle tinture fatte in casa, quelle che possiamo acquistare al supermercato e che poi le maneggiamo noi stesse, possiamo essere certi leggendo semplicemente la lista degli ingredienti, che come spesso diciamo è la vera carta d'identità dei prodotti, sia dei prodotti cosmetici come in questo caso, che dei prodotti alimentari. Quindi quando acquistiamo una delle confezioni di tintura da fare in casa, assicuriamoci che nella lista degli ingredienti non ci sia questa sostanza, che lo ricordiamo è ancora una sostanza che può essere utilizzata, quindi autorizzata, quindi può essere utilizzata. E quindi possiamo trovarla nella lista degli ingredienti, nella composizione delle tinture. Più complicato e diverso è il discorso delle tinture che ci facciamo quando andiamo dal parrucchiere, perché in questo caso dobbiamo fidarci della scelta che per noi fa il parrucchiere. Certo, magari più pignoli possono chiedere al parrucchiere di visionare la composizione della tintura, però immagino che non sia una cosa agevole per tutti quanti. In questo caso il consiglio è di rivolgersi sempre ad un parrucchiere, ad un professionista di cui si ha fiducia e quindi si ha fiducia dei prodotti che sceglie per i suoi clienti. Come avrete capito, la procedura europea per definire, per mettere al bando questa sostanza è ancora lunga. Noi però abbiamo la possibilità, noi come consumatori, di usare precauzione, quindi di cercarla tra gli ingredienti, come abbiamo raccontato,
e di scartare quei cosmetici che la contengono. Ora andiamo ad occuparci con i miti alimentari del professor Alberto Ritieni di colazione. C'è chi elimina gli zuccheri e favorisce le proteine, convinto di poter dimagrire e di avere un'alimentazione più sana. Vediamo se le cose stanno davvero così con il professor Alberto Ritieni. Ho deciso di eliminare i carboidrati dalla colazione perché sono dannosi per la salute. Vero o falso? Falso. La colazione è uno dei pasti più importanti della nostra giornata e soprattutto è il primo pasto della giornata. Praticamente segue un periodo abbastanza lungo, 6-8 ore, in cui non abbiamo introdotto né nutrienti, né vitamine, né altre sostanze importanti per la nostra salute, né calorie. Quindi siamo praticamente per partire per una nuova giornata ricca di impegni, di lavoro, anche di chiaramente di grossi stress, in cui dobbiamo introdurre del carburante nel nostro motore. È come una macchina di Formula 1, noi dobbiamo partire con un serbatoio relativamente pieno, quindi non possiamo fare colazioni troppo abbondanti, ma con un carburante molto pulito che ci consente di poter passare la mattinata senza appesantirci troppo. Quindi i carboidrati possono essere una buona soluzione perché gli zuccheri sono un carburante estremamente utile dal nostro punto di vista. Facili da bruciare, danno molte calorie e non lasciano residui. Naturalmente una colazione di questo tipo è la tipica colazione mediterranea, dove utilizziamo prodotti da forno, dove possiamo utilizzare ad esempio caffè con dello zucchero aggiunto, dove possiamo utilizzare anche della frutta naturalmente. Si contrappone a questo tipo di colazione una colazione cosiddetta anglosassone, che è la tipica colazione che i turisti decidono di fare quando vanno in vacanza all'estero, perché improvvisamente tutti quanti impariamo a mangiare uova strapazzate, bacon, salsicce, per il piacere semplicemente di fare una colazione molto più abbondante. Ma quella colazione abbondante per il nostro tipo di organismo è chiaramente un grosso problema. Perché? Perché introduciamo moltissime proteine, introduciamo chiaramente anche molti grassi che sono impegnativi, rallentano il nostro organismo e chiaramente possono lasciare anche dei residui. I grassi soprattutto sono un carburante, come si dire, sporco, un po' come il gasolio e la benzina super. Il nostro motore si ingolferebbe. Gli anglosassoni fanno un pranzo, ma chiaramente molto più leggero rispetto a noi, e quindi sono salvaguardati. Noi invece ad una colazione di questo tipo aggiungeremo poi un pranzo altrettanto importante, e questo non crea chiaramente delle cose utili per il nostro organismo. Introdurre carboidrati invece è interessante. Qual è l'accortezza? Non dobbiamo né dare alla colazione tutta la quota di carboidrati che quotidianamente noi possiamo introdurre, perché a questo punto non avremo durante la giornata la possibilità di utilizzare altri prodotti, del pane, della pasta, altre fonti di carboidrati. E poi soprattutto ricordiamoci che l'eccesso di carboidrati, comunque, anche se sono sostanze che possono essere per noi vantaggiose, permettono poi alla fine di, in accumulo, in eccesso, di formare un accumulo di riserva che è sotto forma di girovita. Quindi noi avremo poi chiaramente maggiore grasso di riserva, perché dagli zuccheri si formano dei grassi, e questo chiaramente per noi non è un fatto positivo, perché poi questo si ripercuote a livello cardiovascolare, eccetera, eccetera. Qual è quindi la strada giusta? Quello di fare una colazione equilibrata, commisurata in termini di calorie, non abbandonando completamente i carboidrati, perché altrimenti perderemo quell'agilità metabolica che a noi occorre, e non esagerando, per esempio, con dei prodotti che sono di origine grassa, perché in questo caso avremo invece un motore che si imballa un po' di più rispetto al normale. Fatto questo, e aggiungiamo durante la mattinata un piccolo snack sempre leggero che ci permette di ricaricare, di fare un pit stop del motore, potremo arrivare al pranzo con le giuste quantità di calorie introdotte e con la necessità di continuare a mangiare in maniera equilibrata, e staremo sicuramente molto meglio. Ci fermiamo ancora una volta con i preziosi consigli del professor Ritieni e vi invitiamo a leggere sul salvagente.it tutte le notizie di questi giorni, di queste ore, di questi minuti e a sfruttare quella promozione che è stata realizzata proprio per starvi vicini in questi momenti, che è quella dell'abbonamento a 1 euro. Il giornale, il mensile con i test del salvagente, le inchieste e 2 guide antitruffa, tutto solamente a 1 euro in digitale. Le istruzioni le trovate sul salvagento.it. Noi torniamo domani con una trasmissione particolarmente interessante, perché ci occuperemo di prestiti. È il momento di sospenderli, si può sospenderli. Molti di voi ci hanno chiesto, ci hanno fatto questa domanda scrivendo a redazione chiocciola@salvagento.it. Domani cercheremo con Lorenzo Misuraca di capire come stanno le cose e chi può davvero sospendere un prestito.
Bricofer, la più grande catena italiana del fai da te.